siamo con il regista Maurizio Fantoni Minnella, al quale chiediamo di illuminarci su Poivisioni. Quindi, che posso dire? Poivisioni è un piccolo festival nel festival, è una rassegna cinematografica dentro un contenitore molto più ampio, che è il Festival Internazionale di Poesia di Genova, giunto oggi alla 21esima edizione. Poivisioni invece ha 5 anni di vita e intende continuare anche nel futuro a proporre cinema di qualità, film documentari d'autore, cinema di finzione, retrospettive di autori poco noti, insomma fuori dal coro come sempre, come nostro costume. In più abbiamo dalla nostra una splendida location del Palazzo Ducale di Genova. Quest'anno abbiamo voluto anche allargare lo spettro, diciamo, dei spazi anche alla città di Savona, dove abbiamo diverse proiezioni al Nuovo Film Studio, che è un cineclub molto importante in Liguria. E infine abbiamo voluto estendere anche questo progetto anche a Lombardia, quindi abbiamo scelto Luino, che è anche una cittadina più o meno vicino a cui abitiamo e che ci sembra simpatica, ci sembra in grado di recepire questo messaggio, anche se si dice spesso che sia una città morta, ma secondo noi potrebbe rivivere da un momento all'altro. Ecco, quindi una possibilità per Luino, questa cittadina sul Lago Maggiore, molto, molto bella, incantevole come paesaggio, per una rinascita culturale, perché Luino, sappiamo, è stata patria di poeti, di narratori di grande levatura. Ma veramente, sì, per esempio penso a Sereni, penso a Piero Chiara, che però non è uno scrittore di grande levatura, su questo non c'è alcun dubbio, anche se oggi vorrebbero farcelo passare per un grande scrittore, come del resto molti altri, ormai il conformismo è dilagante, un po' dappertutto. Ma penso che comunque ci siano le premesse, soprattutto in un periodo preestivo, di stimolare la curiosità delle persone, dei spettatori più esigenti e più interessati a seguire un certo tipo di poesia, un certo tipo di film documentario d'autore, che oggi è molto, molto crescendo. Insomma. Ecco, quindi anche teniamo conto che Luino è posto di frontiera e quindi incontro di Italia-Svizzera e la possibilità anche di un'apertura, un dialogo più ampio, e quindi ringraziamo per questa opportunità che viene data, che sarà senz'altro un'opportunità di crescita culturale, di cui noi abbiamo veramente tanto bisogno, perché è da qui che si parte per la rinascita, giusto? Ma io credo che, da quello che ho sentito, la rinascita dovrebbe partire anche da questo nuovo doppio archivio letterario che verrà sistemato nella palazzina del comune, insomma, però penso che una rinascita debba, cioè si può parlare di rinascita solo se c'è continuità e coerenza nelle scelte culturali che si fanno. Se si tratta di operazioni isolate, sicuramente lasciano il tempo che trovano. È importante che ci sia una continuità e una, diciamo, sempre diversa possibilità di scelta. Insomma, credo che se non ci si mette un po' di fantasia nelle scelte culturali e un po' anche di coraggio, credo che non si vada molto lontano. Non si approdi a nulla, mentre noi vogliamo veramente fare di Luino un approdo sicuro, ecco, soprattutto dal punto di vista culturale, per un turismo di qualità. Quindi noi ringraziamo e speriamo, che dire, di partire col piede giusto. Poivisioni ci presenterà Il cuore di mia madre, ambientato in Sicilia. Ci vuol dire dare un anticipo così rapido? Sì, Il cuore di mia madre, taccuino siciliano, il titolo completo. No, in realtà è il mio ultimo film documentario ed è un diario di viaggio che mescola i ricordi personali, i luoghi, diciamo, dell'infanzia, di tante estati vissute in quel luogo e
l'incontro con alcuni personaggi, alcune memorie, alcuni luoghi dell'antimafia, quindi di una Sicilia nuova, una Sicilia che faticosamente cerca di restare umana, ecco, per dirla citando un amico morto, insomma. Direi che, ecco, se si parla di una Sicilia che cerca appunto di resistere alle infamie della mafia, al degrado, alla corruzione, alla mala politica, ecco, in questo film si toccano alcune tematiche delicate, però in modo molto, molto poetico, con questa narrazione di viaggio che in qualche modo attraversa la Sicilia profonda, quella appunto dove è nata storicamente la mafia, e poi anche altri luoghi, appunto come Palermo, con tanti riferimenti anche cinematografici. È anche un film cinefilo, dato che l'autore è anche uno studioso di cinema, quindi tende sempre a mettere nei suoi film riferimenti al film degli altri. Insomma. Quindi è un appuntamento culturale di alto livello e una poesia della speranza. Grazie, diciamo un grazie di cuore al regista Maurizio Fantoni Minnella. Grazie a voi.